Sì, Antonio Argentini Piuma della Nuova Calabria, benvenuto in sala stampa. Allora, da Crotone a Catanzaro, dove appunto stavi facendo il capitano, un trasferimento anche particolare, simbolico, no? Da due città un po' calcisticamente rivali. Che sensazione hai avuto nel vestire la maglia giallorossa dopo averla, insomma, dopo aver incontrato il Catanzaro nel derby dell'anno scorso e in diverse occasioni? Ma intanto grazie del benvenuto. E per quanto riguarda la domanda, sicuramente quando c'è stata la chiamata, insomma, di cui c'era la possibilità di venire qua, ho pensato un po' a tante cose, no? Anche essendo capitano del Crotone non era facile in quel momento, però sicuramente il progetto di questa società ambizioso e importante mi ha portato a fare questa scelta. Ringrazio il Crotone per avermi dato la possibilità di venire qua, e quindi è stato abbastanza semplice, insomma. E poi, una volta arrivato, sono arrivato il giorno prima del Palermo, arrivare già il giorno dopo quello stadio tutto pieno, rivedere questa atmosfera bella, importante, in un campionato bellissimo, quindi questo ha molto influito anche sicuramente. Sì, Jacopo. Cosimo Simonetti, Altreversione.it, ben trovato. Mi ricollego alla domanda: tu l'anno scorso hai vissuto la cavalcata del Catanzaro dalla sponda di chi poi è arrivato secondo. Allora, cos'è mancato secondo te al Crotone, e cosa ha avuto in più il Catanzaro lo scorso anno? Il Crotone ha mancato che c'è la Catanzaro, perché se non ci fosse stato Catanzaro, credo che l'anno scorso si sarebbe vinto già a febbraio. Lo denota i punti della differenza con la terza in classifica, quindi bisogna fare i complimenti a Catanzaro, perché ha fatto campionato a parte, infatti ha fatto tutti i record della categoria, quindi non possiamo rimproverarci niente, perché abbiamo fatto il massimo anche noi e purtroppo abbiamo trovato davanti una squadra che ha fatto meglio. Non vorrei ricordare male, tu hai fatto la trafila nelle giovanili del Cagliari da trequartista, se non ricordo male. Com'è stato poi, diciamo, sviluppare altre attitudini, altre porzioni del centrocampo? Ma quando ero più giovane magari ero un po' più dinamico da quel punto di vista. Poi arrivato alla Fiorentina, che era improntata in primavera nel 4-3-3, non c'era quel ruolo di trequartista, e quindi l'allenatore di allora, Semplici, mi mise davanti alla difesa, e da lì in poi, insomma, è stata tutta una conseguenza, perché mi sono trovato bene in mezzo al campo, e quindi è stata un po' una conseguenza, ecco, giocare lì in mezzo. Allora, tu sei stato gli ultimi due anni in Serie C, però precedentemente hai fatto categorie superiori come la Serie B e la Serie A. Ritornare in Serie B della Serie C in questo momento, quanto è stato difficile, e quanto è difficile anche mentalmente? No, forse il contrario, è stato più difficile scendere in Serie C. Tornare in questa categoria può portare solo entusiasmo, voglia, perché avevo voglia di riconfrontarmi in una categoria che penso che sia mia, perché l'ho sempre fatta in carriera, quindi sono più felice e carico da quel punto di vista che altro, quindi è stato sicuramente un vantaggio. Jacopo, Andrea Celemagno, Gazzetta del Sud e dello Sport, ti volevo chiedere come sono stati questi due prime settimane di ambientamento qua. Viorini ti ha utilizzato subito, sempre, mai da titolare finora, però insomma eri appena arrivato e giochi in un ruolo molto complicato, anche perché è molto complicato anche inserirsi in una squadra che gioca insieme da due anni. Come è stato questo tuo percorso di inserimento e di ambientamento? No, devo dire che devo ringraziare soprattutto il gruppo per avermi inserito molto bene. È vero che è complicato entrare in un gruppo, ma per certi punti di vista è anche più semplice, no? Perché c'è già qualcosa di consolidato da anni, e quindi penso che per le caratteristiche del gioco del mister sia perfetto, e quindi per me, perché comunque si gioca il palleggio, palla a terra, il mister vuole che i centrocampisti siano al centro della manovra, e quindi credo che per le mie caratteristiche sia il gioco giusto, quindi per me, diciamo, che è stato un po' più semplice cercare di entrare. Adesso piano piano cercare di capire cosa vuole al 100% e cercare di rimetterlo in campo. Sì, a proposito di ruolo, che ruolo preferisci ricoprire in campo? Quello di play basso o un po' più alto a sostegno, diciamo, tipo trequartista? Ma in carriera ho fatto
un po' il play, un po' la mezzala, un po' più avanzato, quindi in base alle caratteristiche della squadra. Poi ho sempre detto che se una squadra gioca a calcio ed è propositiva è più semplice per me, quindi veramente adattarsi in un gioco come quello che è nell'idea del mister per me è più semplice, quindi che sia un po' più basso, un po' più alto, penso che non ci siano differenze. Hai avuto l'esperienza con tre tipi di avversari differenti: il Palermo, che è una delle big e che adesso si sta riprendendo, lo Spezia, che in teoria è una delle big che però è nei bassi fondi della classifica, e l'Ascoli pure, che lotta per non retrocedere, che ha tutto un altro tipo di gioco. Quali sono state le partite più difficili secondo te, se l'ultima, visto che bisognava recuperare lo svantaggio, o le altre due, e quali pensi poi, quante altre difficoltà pensi possano darti le prossime avversarie, fra cui il Sud Tirol? Ma la storia di questo campionato è questa, no? Tante volte le squadre blasonate fanno fatica, e quando ti ritrovi poi nella parte bassa della classifica è tosto uscirne. In Serie B, sia in casa che fuori, è tutto complicato. Ha dimostrato l'Ascoli, che ha vinto a Como, e nessuno se l'aspettava. È venuta qua a dare battaglia, è una squadra che comunque ti fa giocare male. Ci sono quel tipo di squadre lì, ci sono tipo di squadre sicuramente che hanno un organico importante, quindi solo per quello è complicato affrontarle. Quindi il campionato dimostra ogni giorno, ogni giornata, che chiunque può vincere con chiunque, quindi è la storia della Serie B questa, e va affrontata ogni partita al massimo per questo motivo. Senti, che cosa ti ha colpito di più iniziando ad allenarti proprio con il Catanzaro, e che cosa ti ha detto il tecnico Vivarini quando tu sei arrivato e dovevi inserirti insomma nella squadra? No, il mister mi ha detto poche cose, nel senso che secondo lui sono un giocatore perfetto per il tipo di gioco suo. Mi ha colpito molto il fatto di questa voglia che ha di cercare di dominare tutte le partite, anche quelle più complicate. È normale che ci sono momenti in cui ce la fai, momenti in cui è più difficile anche in base agli avversari, però mi ha colpito molto questa voglia di dominare appunto il gioco contro chiunque giochiamo, in base non conta contro se il Palermo, se l'Ascoli di turno, parlo per le ultime che abbiamo incontrato. Per lui ogni partita è la stessa, e questo è sinonimo di grande forza per me. Jacopo, il tuo percorso parla per te, per carità, non sei certo venuto qui a rimpiazzare nessuno. Al momento però ti trovi a sostituire in quella zolla di terreno un elemento cardine di questa squadra, che è Ghiona. Allora ti chiedo se hai avuto modo di, non lo so, di sentirlo, di interfacciarti con lui per avere qualche, non lo so, un consiglio o cos'altro. No, purtroppo da quando sono qua non c'è, quindi non ho avuto il piacere di conoscerlo. Però nel senso, ci siamo affrontati già l'anno scorso, per me è un giocatore importante, è uno di quelli che soprattutto l'anno scorso, quest'anno mi ha impressionato tanto, perché è un giocatore che per me ha grandissime qualità, e quindi lo aspettiamo perché è importante per la squadra. Dove pensi possa arrivare il Catanzaro? La società parla all'inizio della stagione giustamente di una salvezza tranquilla, che se vogliamo continuare a dire che dobbiamo puntare a una salvezza tranquilla, ok, però insomma è da inizio della stagione pure che il Catanzaro è in zona playoff. Dove pensi possa arrivare secondo te, visto che sei arrivato da poco, e quindi potevi anche, puoi dare anche un giudizio da più o meno dall'esterno? Sì, sono da inizio anno, ogni volta seguo la Serie B, per un campionato che mi affascina molto. È normale che è stata la rivelazione fino a questo momento del campionato. È normale che da neopromosso, dopo tanti anni che torni in Serie B, l'obiettivo primario sia quello di salvarsi, perché come dimostra il campionato, vediamo anche altre squadre magari più blasonate, che hanno speso anche di più, fare fatica fino a questo momento. Quindi veramente mantenere la categoria è sempre la cosa più importante. Poi è normale, l'appetito viene mangiando, e quindi una volta che ti trovi lì te la vuoi giocare sempre con tutto e fino in fondo. È normale che poi, se riesci ad arrivare nei playoff, credo che i playoff siano una delle cose più belle di questo campionato, perché vai a giocare in stadi pieni, con entusiasmo, e quindi poterli affrontare sarebbe una cosa bellissima per questa piazza. Sì, non c'è dubbio che la vittoria con l'Ascoli è stata importantissima e ha rigenerato un po' tutto l'ambiente, no? Ti chiedo che tipo di partita sarà quella di nuovo in casa col Sud Tirolo, che è una squadra comunque da prendere con le pinze. Ma
penso e le immagino un facsimile di quella con l'Ascoli. È una squadra che ci vorrà aggredire, che ci vorrà far giocare male, è una squadra che vorrà fare punti per la salvezza anche loro sicuramente, e quindi troveremo una squadra agguerrita che viene qua per cercare di levarci le nostre idee e di farci male nei momenti importanti della partita. Quindi sappiamo che tutte le partite sono difficili, tutte le partite sono complicate, quindi dobbiamo lavorare questi giorni come abbiamo sempre fatto per farci trovare pronti.